Assessore, situazione scuole a Pescara, che rientro sarà? Sarà un rientro abbastanza tranquillo perché innanzitutto per i ragazzi è previsto il ritorno in classe senza la mascherina, con la speranza che tutto torni alla normalità, altrimenti poi dovremo verificare e quindi prendere delle decisioni direttamente. Così l'assessore e vice sindaco di Pescara Gianni Santilli sul rientro a scuola in città si dice ottimista e spiega che incontrerà i presidi a inizio settembre, poi fa un cenno anche sul Marconi, le cui vicende sono note anche se la competenza qui è della provincia. Per quel che riguarda l'inizio dell'anno scolastico, che è previsto per il 12 di settembre per tutte le unità scolastiche, praticamente noi al Comune di Pescara non abbiamo grossi problemi, quindi siamo pronti. Io ho organizzato già un incontro con i presidi per il 2 settembre, dove parleremo un po' delle attività che saranno svolte durante l'anno scolastico, parleremo delle riaperture della mensa scolastica, di tutta l'organizzazione che è prevista per ripartire con il nuovo anno scolastico. A livello strutturale? A livello strutturale non abbiamo problemi, ci sono dei lavori in corso, però nelle scuole ci sarà l'opportunità di tornare in classe regolarmente, non ci saranno intoppi, quindi ci sono dei lavori che noi stiamo facendo per l'efficientamento energetico in 6 scuole delle nostre competenze. Le superiori sappiamo che la competenza è della provincia, ma ci può dire qualcosa sul Marconi? Allora, non è una mia competenza, le scuole superiori fanno riferimento, fanno capo alla provincia, però sono ben informato perché ho parlato con la preside qualche giorno fa che mi ha detto che per adesso i ragazzi non torneranno alla scuola dell'Istituto Marconi, ma rimarranno nelle sedi dove sono stati l'anno scorso. Durante l'anno scolastico, con l'ultimazione dei lavori, potranno avere la possibilità di rientrare in classe proprio al liceo Marconi. È possibile prevedere quando finiranno i lavori? Allora, i lavori sono a buon punto, da quello che ho visto, da quello che so, durante l'anno scolastico dovrebbero essere ultimati.